L'ordinanza caos, le scuole chiuse per il freddo, centinaia di alunni da oggi a casa e non si sa per quanto. Gli errori degli uffici, quell'elenco sbagliato che ha scatenato il panico tra dirigenti e famiglie e adesso ogni istituto proverà a muoversi autonomamente in base alle esigenze e agli interventi di manutenzione che nel frattempo proseguono. Uno dei casi più singolari di quell'ordinanza è quella dell'istituto comprensivo Gravitelli. Nel primo elenco a Corinti chiudeva il plesso della scuola media Annibale Maria di Francia, che è l'unico in cui i riscaldamenti funzionano. Poi nel secondo elenco aggiungeva il plesso di infanzia e primaria di Monte Piselli e in effetti qui i problemi ci sono e infatti è rimasto chiuso. Dimenticava però il plesso Paino ex Antonello e lì ci ha dovuto pensare la dirigente. Qualche disagio sicuramente c'è stato, perché abbiamo avuto 2 o 3 giorni di freddo intenso, per cui ho rassicurato i genitori che il comune e noi dirigenti avremmo fatto di tutto e i bambini hanno indossato insomma qualche felpa in più. Erroneamente era stato inserito il plesso nell'ordinanza, il plesso Annibale Maria di Francia, ma il plesso già da ieri era tranquillamente riscaldato, i termosifoni funzionavano. Siamo qui nei locali ex Antonello, Mauro Rico, e stamani ho sospeso le attività didattiche, ma sicuramente anche da lunedì, visto anche le condizioni climatiche, ritengo di far ritornare in classe i ragazzi. Istituto comprensivo Paradiso, un altro caso strano di queste ordinanze siglate dal sindaco a Corinti. Voi avete 4 plessi in cui non ci sono problemi di riscaldamento e vi siete ritrovati nell'elenco, negli elenchi di queste 2 ordinanze per una scuola che non esiste più. Sia nella prima sia nella seconda ordinanza fatta dal sindaco c'è un errore macroscopico, là dove si dice che l'istituto comprensivo Paradiso avrebbe una scuola dell'infanzia in Contrada Marotta, Curcuraci, Faro Superiore. È da puntualizzare che questa scuola è stata dismessa circa 3 anni fa. E il tutto è stato ratificato dal sottoscritto, dal dottore Salvatore De Francesco e dall'allora assessore alla pubblica istruzione Pannarello. Quindi era una dismissione che è avvenuta durante questa amministrazione, proprio siglata da questa amministrazione comunale. Per lei quello che oggi è preoccupante è il fatto che al comune non dialoghino evidentemente tra loro gli uffici. Non si riesce a comprendere come non ci sia fra un ufficio e l'altro, non ci sia comunicazione. È per questo che poi nelle varie documentazioni che pervengono a noi dirigenti scolastici si ritrovano degli errori macroscopici come quelli che ho appena elencato.